Giornata della memoria 27 gennaio 2021. Giorno della memoria per ricordare le vittime del genocidio, le vittime delle leggi razziali, le vittime delle persecuzioni, i deportati nei campi di concentramento e i prigionieri durante il periodo storico caratterizzato dal nazismo e dal fascismo. La memoria, in questo caso, non consiste nel ripetere una cantilena in modo meccanico. La memoria, il ricordare, ci devono aiutare a non perdere il filo tra passato e futuro. La memoria è il fondamento che sta alla base della conoscenza di tutto ciò che è accaduto circa 80 anni fa e ci aiuta a vedere con occhi nuovi e più attenti il presente. Questa sera abbiamo il privilegio di poter riascoltare e rivedere la registrazione di una conferenza tenutasi nel 2012 in Salitalia, del prezioso lavoro di ricerca condotto dal dottor Giuliano Grasselli, che dallo studio dei documenti e dalla raccolta certosina di storie familiari è riuscito a tracciare un quadro esauriente sugli effetti delle leggi razziali a Serra dei Conti. Anche questo sarà un modo per essere memoria, per migliorarci, per far sì che la conoscenza dei fatti aiuti noi e le generazioni future a non ripetere gli errori del passato, per capire chi siamo stati e chi vogliamo essere, per ricordare il passato, per vivere con consapevolezza l'oggi e con fiducia il domani. Ascoltiamo con attenzione. Essere qui stasera in questa giornata della memoria, 27 gennaio. Io volevo ringraziare da subito il dottor Grasselli che si è prestato insomma a ripetere l'esperienza positiva di quest'estate ai Giardini di Piana, tra l'altro esperienza che sicuramente si arricchisce di particolari in questa serata perché so che le sue ricerche sono continuate. E mi è sembrata veramente un'opportunità quella di ripeterla in questa serata. Normalmente si proiettava un film su questo tema, però ecco, quest'anno veramente la possibilità di poter conoscere una parte di storia legata a questo particolare periodo storico e legata appunto a Serra dei Conti mi è sembrata veramente un'opportunità da non farmi sfuggire, quindi lo ringrazio per aver accettato, per essere qui. E volevo solo aggiungere ecco, che oggi ho ascoltato un po' così dai telegiornali, come penso tanti di voi, le parole del presidente Napolitano e faceva riferimento proprio al fatto di voler stroncare sul nascere qualsiasi tentativo, anche se sporadico, di negare questa realtà terribile che comunque c'è stata. E il 27 gennaio ricorda proprio questo, il giorno in cui l'Armata Rossa ha praticamente scoperto ad Auschwitz quella che poi è stata definita la fabbrica degli orrori. Io penso che anche solo, cioè, perlomeno a livello personale, l'idea di poter anche solo negare in minima parte quello che veramente è successo fa rabbrividire. Io che ci sono stata ad Auschwitz proprio un paio d'anni fa ho questa esperienza veramente che mi ha toccato nel profondo e non pensavo mai veramente di poter vedere quello che ho visto. Mi hanno colpito in particolare i capelli dei bambini, le trecce delle bambine che ancora sono lì intatte nelle teche, capelli ingrigiti non tanto perché il tempo è passato, ma ingrigiti dal gas, e poi tutti questi forni crematori, cioè veramente lì dentro era pieno di gente e nessuno di noi parlava perché non c'era niente da dire. Rimani veramente esterrefatto di fronte a una testimonianza così tangibile di dove può arrivare l'uomo a fare del male a un suo simile. Ecco, questo era quello un po' che mi sentivo di dire. E
così per ricordare ancora in maniera più forte questa giornata e sperare che appunto i giovani possano ricordarlo nel futuro. Ho pubblicizzato un po' questa serata anche alle scuole, sono contenta che ci sia lui in rappresentanza un po' delle nuove generazioni e spero che ti rimanga qualcosa di questa serata perché il dottor Grasselli parlerà di Serra dei Conti e Serra dei Conti è il tuo paese. Buon ascolto a tutti. Buonasera e grazie di essere intervenuti. Prima di iniziare due parole su questa immagine, queste sono le tavole della legge come sono rappresentate nel mondo ebraico, sono due chiusure in argento di mantelli che io e Maria Antonietta abbiamo acquistato in occasione della visita al Ghetto Nuovo di Venezia. Sopra c'è la stella di Davide e sotto riportati i comandamenti. Come ha detto l'assessore, oggi ricorre l'anniversario dell'arrivo delle truppe sovietiche nel campo di sterminio di Auschwitz. Ormai era stato avvenuto il 27 gennaio del 1945, ma quando arrivarono lo trovarono completamente vuoto perché tutti i deportati erano stati trasferiti da parte delle SS. Delle sconvolgenti immagini che si presentarono agli occhi dei soldati sovietici abbiamo un ricordo diretto, quello di Corrado Cagli, ebreo rifugiatosi negli Stati Uniti, che fu uno dei primi ad entrare nel campo di Buchenwald e schizzò alcune immagini ben più espressive di qualsiasi fotografia. Alcune di queste sono giunte fino a noi per una donazione del commendator Muzzi e sono visibili nella sede municipale. Vedete, sono proprio degli schizzi che mostrano tutta la tragicità del momento. Una dichiarazione della comunità internazionale, a cui anche l'Italia ha aderito con un'apposita legge, ha dichiarato il 27 gennaio giornata della memoria per ricordare lo sterminio degli ebrei e di altre comunità da parte del regime hitleriano. In questa ricorrenza l'assessore Maria Rosari e Carlo mi hanno convinto a riproporre i risultati delle mie ricerche di archivio sulla presenza a Serra dei Conti di alcune famiglie di ebrei, di cui c'è ancora viva memoria in alcuni nostri concittadini. Degli ebrei ho già parlato a Piana nell'estate scorsa, questa sera intendo integrare la mia ricerca con gli ultimi contributi. La motivazione di questa ricerca è scaturita da un articolo del giornale Avvenire che invitava ad approfondire l'applicazione della legislazione razziale a livello locale. La cosa mi aveva interessato anche per alcuni ricordi familiari e poi perché ero a conoscenza che nel nostro comune prestavano all'epoca servizio due esponenti locali del Partito Nazionale Fascista, di cui, come veniva definito all'epoca, un antemarcia, cioè un aderente al fascismo della prima ora, cioè prima della marcia su Roma avvenuta il 28 ottobre 1922. La ricerca, dapprima limitata alle leggi razziali, via via si è ampliata fino a comprendere quasi ogni aspetto della vita serrana nel periodo 1936-1948. Queste sono date fondamentali, poiché la prima si riferisce all'inizio della politica espansionista dell'Italia con la guerra di Abissinia e con la proclamazione dell'impero, mentre la seconda giunge fino alle elezioni che portarono al definitivo consolidamento della democrazia, mettendo l'Italia al riparo di avventure rivoluzionarie. I più anziani ricorrono la battuta messianica ad Avenir Bafo, anche se Serra dei Conti non fu immune da questa speranza, ma questa è un'altra storia. Altri capitoli di questa ricerca riguarderanno il tesseramento, la borsa nera, gli sfollati,
la partecipazione dei Serrani alle guerre di Abissinia, di Spagna, alla Seconda Guerra Mondiale, il sistema scolastico, le attività economiche, il cosiddetto passaggio del fronte con la presenza delle truppe tedesche alleate, i primi passi della democrazia. Questa sera parlerò essenzialmente delle leggi razziali che sono un'onta nella storia dell'Italia. Quali le fonti di questa ricerca da cui ho attinto? Prima di tutte il diario della Marchesa Carmen Trionfi Onorati, moglie del Marchese Ubaldo, commissario prefettizio e poi primo sindaco del comune. La Marchesa scrisse con un racconto quasi giornaliero della vita a Serra dei Conti dal settembre 43 all'agosto 44. È in questo documento che ho trovato le prime citazioni della presenza di famiglie ebree a Serra dei Conti. Ed è proprio da qui che mi è venuta la curiosità di sapere che fine avessero fatto. Un'altra fonte importante è stato l'archivio comunale, dove è conservato materiale importante. Ho trovato altro materiale, sempre relativo a Serra dei Conti, negli archivi di Stato di Ancona, Pesaro, Ascoli e Fermo e nell'archivio della Camera di Commercio di Bologna. Le comunità ebraiche di Ancona e Trieste mi hanno fornito indicazioni sugli attuali eredi di queste famiglie, consentendomi di integrare i documenti con ricordi vivi di quei tragici momenti. Un'altra importante fonte sono state le testimonianze di alcuni serrani che hanno conosciuto diverse di queste famiglie. Tutti i documenti che vi presenterò nelle slide sono scansionati dagli originali esistenti negli archivi, ma in alcuni di essi l'immagine non è proprio di buona qualità, per cui mi scuserete. Ora alcune date importanti che ho collegato con immagini dell'epoca. Nel 1936, qui vedete una cartina con l'impero africano, la cosiddetta Africa orientale italiana, dopo la conquista del 1936, e vedete a fianco l'allegoria della trireme romana, che poi è l'ala della vittoria e la funzione dell'Italia che modernizzatrice dell'Africa. Si tratta di un documento che ho trovato, che ho a casa io, e poi in alto c'è la suddivisione amministrativa dell'Africa orientale italiana. Quindi nel 1936, dopo la conquista dell'Abissinia e la proclamazione dell'impero, Mussolini e il fascismo erano all'apice della popolarità. E all'estero fortissimo era l'avvilimento dei fuoriusciti antifascisti. Nel 1938 la situazione si inverte, inizia il declino sia per l'alleanza con la Germania di Hitler, sia per l'emanazione delle leggi razziali contro gli ebrei. Qui vedete uno dei francobolli che illustravano il cosiddetto patto di ferro, con l'immagine di Mussolini, Hitler e dietro due soldati, un italiano e un tedesco. La propaganda fascista non riuscì, se non in pochi casi, a convincere la popolazione della pericolosità della presenza in Italia della esigua minoranza che professava la religione ebraica. Infatti, nella quasi totalità, gli italiani non ebbero un atteggiamento ostile nei confronti degli ebrei, che erano ben integrati da secoli nel tessuto sociale ed economico del paese. Una conferma ci viene proprio da una pubblicazione di Roberto Di Segni, l'attuale rabbino capo di Roma, che afferma: «Gli ebrei italiani costituiscono per molti aspetti un'isola nel mondo ebraico. Lo stesso nome della terra che li ospita da 21 secoli è interpretato come se fosse una parola ebraica nel senso di Italia, cioè isola della rugiada divina». Altre date da tenere presente sono il 1940, la dichiarazione di guerra, e qui ugualmente vedete uno dei francobolli di propaganda emessi per l'occasione.
Poi il 25 aprile del 43 con l'arresto di Mussolini a seguito dei rovesci militari su tutti i fronti, l'8 settembre dello stesso anno l'armistizio fra l'Italia e le potenze alleate che causò lo sbandamento delle forze armate italiane abbandonate a se stesse senza ordini e l'occupazione dell'Italia da parte delle truppe tedesche. Il 23 settembre la nascita della Repubblica Sociale Italiana, e qui vedete uno dei francobolli con la sovrastampa emessi durante il periodo subito dopo la costituzione della Repubblica Sociale, prima che riuscissero a stampare francobolli completamente nuovi. Il 30 novembre l'emanazione dell'ordine di polizia numero 5, ed è questo un documento molto importante perché prevedeva l'arresto di tutti gli ebrei presenti in Italia. Il 4 agosto del 44 la liberazione di Serra dei Conti ad opera degli uomini della Brigata Nembo. Qui vedete, i più anziani se le ricorderanno, sono le monete emesse dagli alleati, le famose Amlire. Qui sono 1.000 lire, un po' troppe per l'epoca, se forse nei nostri paesi giravano le 5, le 10 lire. Poi questo è un francobollo emesso con la sovrastampa relativa alla zona, emesso dal governo militare alleato per la zona libera di Trieste. E questo invece è un francobollo inglese con la sovrastampa relativa alle forze del Medio Oriente che venne utilizzato in tutte le colonie liberate dalle truppe inglesi. Ritorniamo al 1938 quando il 14 luglio viene pubblicato il Manifesto del Razzismo Italiano, redatto da un giovane assistente di antropologia, Guido Landra, ma steso su precise indicazioni di Mussolini, come risulta da un'annotazione in data 14 luglio nel diario di Galeazzo Ciano. Questa è la sintesi pubblicata nel giornale Il Relativo della Razza Italiana. Il documento in sintesi, questi sono i 10 punti che sintetizzano il razzismo italiano, e importante per noi è il punto numero 9, bassate un po', ecco, gli ebrei non appartengono alla razza italiana, perché da questo annuncio, da questa proposizione poi discende tutta la legislazione e gli atti amministrativi contro gli ebrei. Quindi tutta una serie di proibizioni condizionarono improvvisamente la vita degli ebrei italiani e di quelli che si erano rifugiati in Italia. Questo è il testo originale della legge con le firme di Vittorio Emanuele e di Mussolini, il testo originale della legge fondamentale anti-ebraica emanata nel 1938. Poi scattarono tutta una serie di proibizioni amministrative che vennero condensate, diciamo, da parte del Ministero della Cultura Popolare in questi due manifesti, in cui erano riportati tutti i divieti a cui andavano incontro gli ebrei. Vedete, dall'iscrizione al partito fascista, dal divieto di entrare, di frequentare le scuole, dal divieto di iscriversi ai sindacati, poi l'altro. Ecco, l'altro e gli altri non possono svolgere il servizio militare, e tutti i militari di razza ebraica, qualunque fosse il grado, compreso ad esempio in Ancona ci avevamo l'ammiraglio Ascoli, vennero congedati immediatamente. Così tutta un'altra serie di divieti, e in fondo c'è l'obiettivo che il fascismo intendeva raggiungere, ed era quello di espellere tutti gli ebrei stranieri. Il governo italiano, con delle associazioni ebraiche che avevano sede a Genova,
tentarono all'entrata in guerra di allontanare più ebrei che fosse possibile, concedendo loro i visti soprattutto per il Sud America e gli Stati Uniti e Canada. La Germania invece aveva un progetto ancora più ambizioso. Praticamente, dopo aver occupato tutta la Francia, intendeva trasferire tutti gli ebrei europei nel Madagascar. Poi la guerra ha preso e è venuta poi la decisione della uccisione degli ebrei, e quindi il progetto del trasferimento nell'isola di Madagascar fu abbandonato. Il problema della razza l'Italia ce lo aveva già, al di là del problema degli ebrei. Il problema della razza l'Italia ce lo aveva già con le prime occupazioni delle colonie, in particolar modo dell'Eritrea. Lì era sorto il fenomeno che venne giuridicamente individuato come madamato, cioè la unione di italiani, soprattutto soldati, con donne eritree locali, che era vietato ma che alla fine fu così permesso e sopportato. Questo che vedete adesso è un manifestino invece che troviamo nell'archivio di Serra dei Conti, ed è un manifestino che veniva lanciato dagli aerei tedeschi nel 1944, e continuava praticamente la propaganda anti-ebraica da parte, anche in quei momenti tragici. Ma qual era la consistenza della comunità di religione ebraica in Italia? Nel 1938 era stato effettuato un censimento degli ebrei residenti in Italia, dal quale risultò che gli ebrei stranieri erano 9.415, gli ebrei italiani 37.000, nelle Marche c'erano 1.218 ebrei. Ecco, i risultati del censimento vengono preannunciati da questo avviso nella rivista Difesa della Razza, e il numero successivo presentò questo documento relativo alle province dove gli ebrei erano superiori ad una percentuale rispetto ai 1.000 abitanti. Le Marche sono fra quelle in cui è maggiore la presenza degli ebrei. A livello locale, siccome a Serra dei Conti non vi era una comunità di ebrei, a livello locale tutta questa legislazione emanata dal governo, l'impatto è rappresentato solo dall'obbligo di citare nei documenti ufficiali la razza, per cui questo è un atto di matrimonio relativo ad un serrano, e viene sempre individuata citata la razza, perché erano vietati matrimoni fra cittadini non di razza ariana. Ugualmente nei contratti notarili doveva essere sempre citata la razza. Fino all'8 settembre, cioè fino alla data dello sbandamento, la presenza di queste vessazioni misero in pericolo i beni e i diritti degli ebrei, ma non la loro vita. Dopo quella data fu la vita degli ebrei ad essere in pericolo. Il 1 dicembre del 43 viene data notizia dalla radio dell'emanazione dell'ordine di pulizia numero 5. Questo è una slide dell'originale dell'ordine di pulizia, che prevedeva l'arresto di tutti gli ebrei, la costituzione di campi provinciali di concentramento e poi il trasferimento in ultima analisi in Germania. A Serra dei Conti, qual era la presenza delle famiglie ebree in questo momento? La Marchesa nel suo diario registra la presenza del professor Vittorio Lanternari, che con la sua famiglia è sfollato da Ancona.
Poi il signor Viterbo, un ebreo sfollato in paese presso una sua persona di servizio che non conosciamo, e da ultimo degli ebrei che vivono alla Piana, proprietari di terreni. Il diario non fa cenno ad Adolfo Drevi, che almeno dal 1942 si trovava a Serra dei Conti. Adesso seguiremo la vita e le vicissitudini di queste famiglie. La famiglia del professor Lanternari era ospitata, almeno questa è la notizia che mi ha dato Santina Titti, presso la casa di Mario Ceresani. Qui abbiamo la fotografia di Vittorio Lanternari del 43, poi la fotografia del professor Vittorio Lanternari, che è diventato ordinario di antropologia presso l'Università La Sapienza di Milano ed è stato uno dei più grossi, dei più importanti studiosi della storia delle religioni italiane ed ha studiato ed ha effettuato ricerche sul campo, soprattutto fra alcune etnie nel Ghana. Vittorio Lanternari è morto, non sono riuscito a parlarci perché è morto l'anno scorso nel mese di agosto. La famiglia di Lanternari era composta di 6 persone, ecco qua la foto, 6 persone, ed era imparentata con i Senigallia, gli ebrei di Piana, Trapide Pia Senigallia, madre di Vittorio. Vittorio era stato chiamato dalla Marchesa a dare lezioni ai figli. La famiglia arriva a Serra dei Conti il 6 settembre del 43, questa è la casa di Ceresani all'ultimo piano dove erano ospitati sia Lanternari, sia Spadolini, l'avvocato e il professore, che sono Spadolini, che è morto una 10-15 anni fa ed è sepolto qui a Serra dei Conti. Allora, la famiglia era arrivata a Serra dei Conti il 6 settembre del 43. Questi sono i fogli di trasferimento della residenza che ogni famiglia che si spostava da un comune all'altro doveva presentare in comune per il problema, sia per tenere sotto controllo per motivi di ordine pubblico, sia per tenere sotto controllo gli spostamenti della popolazione, ma soprattutto per il rilascio delle tessere annonarie, perché spostandosi questi dal comune d'Ancona al comune di Serra dei Conti, Serra dei Conti doveva rilasciare più tessere, quindi aveva diritto a più merci in arrivo, Ancona doveva diminuire di pari quantità le merci. Fino al primo dicembre non abbiamo, quindi arriva il 6 settembre del 43, fino al primo dicembre non abbiamo altre notizie. La vita a Serra dei Conti scorre tranquilla. In questi 2 mesi però la Marchesa già avverte e subito registra un cambiamento di clima intorno agli ebrei. Si legge nel diario: in questo periodo aumenta la persecuzione contro gli ebrei. Il 22 ottobre arriva sempre ad Ancona un altro componente dei Lanternari, Roberto, con la sua famiglia composta di 3 persone, che trova alloggio in Borgo Leopardi, probabilmente nel villino Zampetti, quello che ora è di proprietà del dottor Ambrosini. Il figlio Paolo, rintracciato in Ancona, mi ha raccontato che la famiglia si è trattenuta per un breve periodo a Serra dei Conti, trasferendosi poi a Chiaravalle, dove lui è nato e dove poteva contare su aiuti più consistenti. Alla sua cortesia devo tutta la documentazione relativa ai suoi genitori e ai fratelli Sinigaglia. Lasciamo momentaneamente i Lanternari per parlare della famiglia Viterbo, che vissero entrambi questi momenti tragici e furono accomunati nella decisione presa di fuggire da Serra dei Conti per non essere arrestati, trasferiti a Senigallia nel centro di internamento aperto nella colonia Enel e di lì partire per la Germania, come è avvenuto nella vicina Ostravetere dalla famiglia Morpurgo, ugualmente imparentata con i Senigallia di Piani. Guido Viterbo giunse a Serra dei Conti il 18 settembre del 1943 con la sua famiglia composta di 4 persone
tra cui le due figlie Giannina e Bianca, quest'ultima ancora vivente. La famiglia Viterbo era ospitata in via Armellini, numero 14, il Cafoscolo, presso la casa di Giovanni e Brunella Eugeni. La scelta di Serra dei Conti come luogo di rifugio era derivata dal fatto che presso di loro avevano prestato servizio vari componenti della famiglia Masci, che abitavano ugualmente in via Armellini, ma in una piccola casa che non poteva ospitare tutti. I Lanternari e i Viterbo, che non conoscevano né persone del paese né luoghi dove rifugiarsi, quando presero coscienza dell'ordine di polizia numero 5, non seppero a chi rivolgersi se non alla Marchesa, che registra con divizie di particolare la drammaticità di quei momenti. Racconta la Marchesa che loro avevano sentito alla radio il comunicato relativo all'arresto degli ebrei, che Lanternari e i Viterbo vanno a casa loro tranquilli, perché probabilmente non avevano preso coscienza di questa nuova legge. Alle 6 di sera Viterbo ritorna, vuol parlare con il Marchese. Dopo di lui arriva anche Lanternari, tutti sono terrorizzati, non sanno dove fuggire, e arrivano anche la moglie e le figlie dei Viterbo, sono indecisi se fuggire con le barche da pesca da Ancona per raggiungere l'Abruzzo, dove già sono arrivate le truppe alleate, oppure rifugiarsi con i partigiani che, la Marchesa dice, pare stiano formando delle bande. La figlia di Viterbo, quando si incontra con la Marchesa, si lascia sfuggire una frase piuttosto disperata. Dice: tutto, ma deportati in Germania no, esclama con terrore la ragazza, purché non ci dividano, purché si resti tutti uniti. Il giorno dopo, quindi, i nostri ebrei hanno avuto ulteriormente un giorno per decidere. Una delle figlie porta alla Marchesa i liquidi, i soldi liquidi, una somma per l'epoca molto molto consistente, perché la Marchesa cita 250.000 lire, che trasformate in euro sono diversi milioni di euro, e tutti i libretti intestati i libretti di banca intestati alla famiglia, con l'invito, nell'eventualità che i componenti della famiglia Viterbo dovessero rimanere uccisi, di trasferire questo denaro dai parenti a Firenze. Questo denaro la Marchesa lo nasconde insieme ai propri soldi dietro un camino del 400 che c'era nella loro casa. Qui abbiamo le fotografie di due dei camini che sono stati, al momento della vendita dell'immobile, sono stati smontati e sono stati portati nella villa che i Trionfi Onorati hanno a Iesi, e che la figlia Maddalena aveva intenzione di donare uno di questi camini al comune di Serra dei Conti per lasciare un po' la tradizione, la presenza della sua famiglia. La pratica momentaneamente ancora è sospesa, non sappiamo che fine farà. Comunque quella notte, come risulta dal diario della Marchesa, gli uomini decidono di fuggire. Vittorio Lanternari, come risulta in un atto di notorietà redatto il 16 luglio
del 1946 alla presenza di Dario Cardinali, Lanfranco Ceresani, Francesco Ceccacci e Giorgio Sinigaglia, dichiara di essersi trasferito a Tavacelli presso le bande partigiane e di essere rimasto lì. Il documento non è molto leggibile perché è scritto su un foglio di carta sottilissima, su due, sia avanti che retro, con un nastro viola, per cui vedete che si sovrappongono le scritte, per cui si riesce a leggere male. La famiglia invece non seguì Vittorio e venne tenuta in stato d'arresto per diversi giorni presso la caserma di Carabinieri per ottenere notizie di Vittorio, poi fu rilasciata e si rifugiò presso il parroco di Rocchetta, Don Nazareno. Della famiglia Viterbo abbiamo notizie, oltre che dal diario della Marchesa, da alcuni colloqui che ho avuto con la figlia Bianca Viterbo e con Alma Verdini. Dopo il drammatico colloquio con la Marchesa, la famiglia Viterbo si procura una lettera di presentazione per il parroco di Rocchetta di Genga, Don Nazareno, conosciuto da tutti come Don Neno, un parroco di campagna piuttosto caratteristico. La lettera venne scritta da un sacerdote presente a Serra dei Conti, e tenuto presente che in quel momento a Serra dei Conti c'erano quattro sacerdoti, oltre l'arciprete Don Mariano, che però è stato escluso dalla signora Bianca, c'erano tre cappellani, Donnello Barbadori del monastero, Don Cleto Chierini e di San Michele Don Luigi Bocchini. Probabilmente, conoscendo il carattere di ognuno, probabilmente la lettera venne scritta da Don Luigi Bocchini, che a Serra veniva chiamato come il prete dei Bocchini. L'iniziativa del sacerdote era particolarmente coraggiosa perché favorire gli ebrei comportava in quel momento l'arresto e il trasferimento in campi di concentramento. I Viterbo lasciano Serra dei Conti di notte e si incamminano sulla strada di Castiglioni. Durante questo breve tragitto vengono intercettati dai carabinieri e con i fari abbaglianti di un'automobile li illuminano, contravvenendo così a quelle che erano le rigide disposizioni in materia di oscuramento. Qui vedete due esempi di oscuramento, qui una bicicletta che aveva un parafango bianco per essere visto di notte e il fanale coperto da una pellicola azzurra che lasciava semplicemente una fessura orizzontale. Le macchine invece dovevano avere tutto i fanali ugualmente con la stessa pellicola e con quel dovevano fare luce solo tramite quel rettangolino, e il fronte e il retro doveva essere tutto verniciato di bianco per consentire la visibilità anche di notte. Le norme sull'oscuramento erano particolarmente pesanti, tanto è vero che in archivio c'è un avviso del commissario prefettizio, quindi del marchese Ubaldo, che dice: visto che le norme sull'oscuramento non vengono osservate, come al solito gli italiani non è che siano molto rispettosi, però avverte che il medesimo ha inizio alle ore 21:30 e termina alle ore 4:30 e che da questa sera la forza pubblica ha ordine di sparare contro le finestre e porte e contro qualsiasi spiraglio di luce. La sanzione era piuttosto, al di là delle sparatorie, la sanzione era piuttosto pesante, perché a chi non rispettava quest'ordine venivano tagliati i fili della corrente elettrica, così non poteva più ripetere il reato. Allora, i Viterbo quindi vengono bloccati, uno dei carabinieri sparò dei colpi di rivoltella in aria per terrorizzare i fuggitivi e impedire loro di darsi alla fuga,
Però Guido Viterbo riuscì ugualmente a fuggire nascondendosi in una siepe lungo la scarpata, mentre la moglie e le due figlie vengono arrestate e portate in caserma e lo stesso trattamento viene fatto a Elvira Masci, che era incinta della figlia Alma. Le quattro persone vengono trattenute per tutta la notte a causa dell'incertezza da parte del comandante della stazione, il maresciallo Pelosi, sull'applicazione del telegramma con cui erano state comunicate le disposizioni restrittive nei confronti degli ebrei. Nel corso della notte, Giannina Viterbo, che aveva un carattere più combattivo, ebbe vari scontri verbali con il maresciallo. Nello stesso tempo, Elvira Masci, piangendo, proclamava la sua innocenza e chiedeva la liberazione in considerazione del suo stato. La situazione si risolse la mattina dopo, il maresciallo nell'incertezza liberò tutte le donne trattenute. Un peso non indifferente sulla liberazione delle prigioniere lo ebbe anche una dimostrazione di donne organizzate davanti alla caserma da una donna antifascista al grido «Liberate le signorine». La donna antifascista, di cui la signora Bianca non conosce il nome, potrebbe essere identificata in Adelaide Fiorani, più conosciuta con il soprannome di Lalletta, che gestiva lungo corso Roma due negozi. Si tratta di un personaggio che poi ritroveremo più avanti, che ha avuto una parte notevole nella vita di Adolfo Trevi. Questa attribuzione viene fatta sulla base di una dichiarazione di Andrea Perini, che mi ha raccontato dell'organizzazione da parte di Lalletta di alcune dimostrazioni di donne nei confronti della milizia fascista che effettuava dei rastrellamenti dopo aver circondato il paese. Una di queste dimostrazioni si concluse rapidamente con la dispersione delle dimostranti a seguito di alcune raffiche di mitra sparate dai fascisti presenti nello spiazzo. Dopo il rilascio, la famiglia Viterbo si ricongiunse al padre a Rocchetta di Genga. In quel periodo la signora Bianca mi ha mandato un'email dove dice che a Rocchetta trovò altri ebrei, ugualmente ospiti di Nonneno, che sopravvissero perché il parroco aveva una grossa riserva di farina, aveva delle galline che producevano delle uova e quindi fecero delle grandi frittate. La frittata è uno le frittate erano particolarmente richieste poi anche dai tedeschi, che quando andavano, i soldati tedeschi, che quando andavano dai nostri contadini, l'unica cosa che chiedevano era grosse frittate. Una delle sorelle poi faceva scuola ai bambini dei contadini e questi in cambio portavano delle ricotte. La situazione peggiorò quando arrivarono dei partigiani, arrivarono anche i tedeschi, ci furono delle sparatorie, ma alla fine tutti i civili vennero ammucchiati presso la chiesa, poi invece i tedeschi riuscirono a verificare che le sparatorie erano dovute a un loro soldato ubriaco, per cui liberarono tutti i civili. La famiglia Viterbo rientrò in Ancona in bicicletta nel 1945. Una situazione più complessa si ebbe con i fratelli Sinigaglia, quelli che la Marchesa chiama gli ebrei che vivevano alla Piana, proprietari di terreni. La famiglia Sinigaglia era composta di quattro persone, Giorgio e Gualtiero, questi due, e Rina e Guido Sinigaglia. Il personaggio più importante è Giorgio, che era un po' anche il responsabile della gestione amministrativa della famiglia. I Sinigaglia acquistarono nel 1933 una grossa proprietà di circa 50-60 ettari composta di 7 o 8 colonie, incontrata Mogliette, a cavallo fra Serra dei Conti e Arcelia, e abitavano
nella casa tuttora esistente a Piana. La casa è rimasta pressoché intatta, salvo nella zona bianca c'era un terrazzo lì ed è stato sopraelevato un piano. Anche all'interno noi l'abbiamo visitata, è rimasta pressoché intatta, ci sono delle botte di cemento enormi per il vino. E durante l'acquisto dell'azienda agraria portò a fare da parte dei Senigallia grossi investimenti per migliorare sia la redditività dell'azienda ma anche le condizioni di vita dei contadini, e furono costruiti dei silos per la conservazione per la conservazione dei foraggi, che gli unici esistenti in tutta la nostra zona. Inoltre le colonie dei Sinigaglia avevano le aie tutte selciate, e quindi anche la gestione del grano, del frumento era tutta semplificata rispetto a chi invece ci aveva solo terra o breccia, insomma. Poi investirono in concimaglie, in riattamento delle case, piantarono migliaia di viti, impiantarono nuove culture, tabacco, lino. Il lino particolarmente era una cultura che venne incrementata perché esisteva a Senigallia, nella zona dove oggi c'è il Maestrale, il linificio, una fabbrica che ritirava il lino e produceva le stoffe. Giorgio e la sua famiglia si trasferisce nel 1943. Oltre a queste notizie sui Senigallia, è significativa la situazione in cui verrà a trovarsi Giorgio, che rappresenta un esempio emblematico dell'applicazione delle leggi razziali. Nel 1941, contro di lui e dell'avvocato Mario Ascoli, questo è l'avvocato Mario Ascoli con la moglie, entrambi di idee socialiste, venne applicata la misura dell'internamento. Questa misura restrittiva della libertà individuale era prevista già dalle leggi di pubblica sicurezza e poteva essere libera in un comune con l'assegnazione in un comune diverso da quello di residenza, come nel nostro caso, oppure il trasferimento in un campo di concentramento. Qui abbiamo la situazione dei campi di concentramento nelle Marche, che sono soprattutto in provincia di Macerata e attualmente di Fermo. Quello più importante è senz'altro quello di Servigliano. Qui abbiamo costruito già nel 1915 per ospitare prigionieri austriaci. Questa è la piantina del progetto del 1915. Poi abbiamo alcune fotografie, ecco qua, una visione dall'alto di tutto il campo, e abbiamo anche un particolare di un muro di recinzione con una porta murata da cui gli ebrei fuggivano. Il campo di Servigliano non dovete pensare che era Auschwitz o qualcosa del genere, perché era sorvegliato semplicemente da una quindicina di guardie, oltretutto disarmate, quindi sono più gli ebrei che sono fuggiti che quelli che sono stati catturati. Quei pochi che sono rimasti invece al momento dell'arrivo delle truppe tedesche in ritirata sono stati portati per intero al campo di Fossoli e poi in Germania. Gli altri invece hanno trovato ospitalità a Servigliano, soprattutto da parte del parroco. Il motivo per cui Giorgio venne inviato all'internamento era ufficialmente motivato, almeno nella comunicazione inviata al comune, perché ebreo. In realtà nella comunicazione inviata al ministero si parla di sentimenti antifascisti, intrigante e capace di produrre turbamento nello spirito pubblico.
Questa formula era utilizzata soprattutto per gli esponenti o socialisti o comunisti che all'epoca venivano chiamati come sovversivi. Durante la vita dell'internato era piuttosto libera purché rispettasse tutta una serie di prescrizioni tipo non avere passaporto, denaro, gioielli, non occuparsi di politica, poteva leggere solo giornali italiani, la corrispondenza era soggetta a verifica, per i non abbienti veniva concesso un sussidio giornaliero di 6,50 euro. Tutti i giorni il soggiornante doveva recarsi in comune o nella caserma dei carabinieri per firmare il foglio di presenza. Il perimetro entro cui si poteva muovere l'internato era rappresentato dalla chiesa della Piana, una parte di via Busseto, il molino Biondi, poi la strada che collegava, è ovvio, Piana con Serra dei Conti, la casa Fiorani verso Montegarotto e la chiesa di Santa Maria. Non doveva assolutamente uscire da questo tragitto. Per poter uscire da questo tragitto doveva presentare domanda e ottenere l'autorizzazione del Ministero addirittura. Domenico Carvini mi ha raccontato che Giorgio, quando veniva a firmare il foglio di presenza in caserma, poi si tratteneva nella bottega del padre a chiacchierare, anche perché più o meno erano delle stesse idee politiche, insomma. Come dicevo, per uscire dal territorio l'internato doveva chiedere l'autorizzazione. Questa è un'autorizzazione che Giorgio Sinigaglia ottiene per andare a Bologna, anzi Bologna e poi Modena, perché la moglie era proprietario, aveva delle proprietà terriere e quindi doveva seguire l'attività di questa azienda agricola, soprattutto perché gran parte dei coloni erano stati richiamati sotto le armi e quindi c'era una carenza di personale. Ogni volta che lui si spostava veniva munito da quello che è un foglio di via obbligatorio in cui si indicava il tragitto e il giorno e l'ora in cui si doveva presentare in comune per consegnare il foglio di via e consentire quindi di verificare che aveva rispettato il foglio di via. Per quanto Giorgio rispettasse le prescrizioni, nei suoi confronti venne inviata ai carabinieri una lettera anonima veniva accusato di aver sconsigliato ad un suo colono di recarsi a lavorare in Germania, dove la manodopera era particolarmente richiesta. Ci furono indagini da parte dei carabinieri locali, vennero dei funzionari della questura. Le giustificazioni di Giorgio non vennero ritenute sufficienti, per cui fu proposto il suo trasferimento ad altra località. Ci fu tutta una corrispondenza fra il Ministero, la Questura, la Prefettura di Ancona, perché inizialmente venne inviato in un comune in provincia di Campobasso, poi alla fine per motivi sanitari venne inviato a Macerata Feltria, dove arriva il 21 luglio del 41. Qui trovò altri ebrei, fra cui il filosofo Rodolfo Mondolfo, e insieme agli altri fu ospitato presso la pensione Montefeltro. Il soggiorno a Macerata Feltria appesantiva la situazione di Giorgio solo per motivo relativo alla lontananza della sua famiglia, perché come risulta da una relazione di un ispettore generale di polizia, i controlli nei confronti degli internati erano piuttosto limitati. Questo rapporto dice: alcuni giorni fa avemmo l'occasione di passare per Macerata Feltria in provincia di Pesaro, dove appunto ci sono dei confinati ebrei. Abbiamo notato come questi avessero tanta libertà,
di allontanarsi anche più del limite assegnato, di stringere quasi amicizia con la popolazione, di scambiarsi saluti come ad ospiti di molto riguardo, i buoni paesani non sanno o dimenticano che gli ebrei tutti, ed in particolare i confinati, sono nemici della patria. Comunque la famiglia presentò ricorso al Ministero per ottenere la revoca del provvedimento e alla fine, come dice la lettera, questa richiesta fu accolta per atto di clemenza del Duce. Il provvedimento fu revocato e cessò il 26 giugno del 42. La famiglia rimase a Serra dei Conti vivendo abbastanza tranquillamente, però i Sinigaglia non attesero l'accentuarsi delle misure antisemite e decisero di fuggire la notte del 24 di novembre, quindi con una settimana circa di anticipo dalla loro abitazione, informati, e qui la signora Bruna, la figlia di Giorgio, ricordava che le informazioni le avevano avute da Adelaide Fiorani, della solita Lalletta, da Lanfranco Ceresani ed Antonio Fiorani, evitando così di essere arrestati. La loro abitazione, non appena fu liberata dalla famiglia, fu occupata da un'altra famiglia di sfollati, Armillotta di Arcevia, e successivamente vi si insiedò un comando delle truppe tedesche in ritirata. La fuga colse di sorpresa la locale gerarchia fascista, però non se ne preoccuparono più di tanto. I Sinigaglia, fuggendo, si dividono, mentre Giorgio con i figli si rifugia direttamente a Rocchetta d'Arcevia, i fratelli Rina e Gualtiero e le loro famiglie si rifugiano presso un colono, Tommaso Bacolini, prima nascosti all'interno dei silos dei cereali, con il rischio di venire schiacciati dal pesante coperchio. In un secondo momento si trasferirono all'interno della casa colonica in uno stanzone freddo e scuro in cui rimasero segregati per l'intero periodo fino alla liberazione di Serra dei Conti, quindi per circa 10 mesi. Quando uscirono tutti avevano i capelli imbiancati e una pelle bianchissima, quasi cadaverica. E adesso veniamo rapidamente all'ultimo personaggio, quello che è più conosciuto a Serra dei Conti, Adolfo Trevi. È senz'altro il più conosciuto, anche perché vi ha vissuto fino alla morte, e senza dubbio Adolfo Trevi, anche perché aveva gestito la Fornace come l'unica attività industriale fino a quando non vennero attivati negli anni 60 i primi tentativi di attività calzaturiere. L'attività che svolgeva, che gestiva, era appunto la fornace di tipo Hoffmann, costruita nella sua forma attuale nel 1884, e questa fornace, quindi costruita nel 1884, rimase in funzione fino al 1971, quando venne effettuata l'ultima sfornaciata. La costruzione fu opera di Gioacchino Rinaldoni, passò poi in proprietà di Ceccacci e di Mazzufferi fino al 1942, quando il ragionier Mario Chiretti costituisce la antica fabbrica laterizi di Serra dei Conti, con sede a Bologna nella residenza del Piretti, mentre la fornace e il magazzino era situata a Serra dei Conti in via Cone 105. Questa è la comunicazione che Piretti fa alla Camera di Commercio di Bologna relativa alla costituzione della società. La denuncia, anche se la società era stata costituita nel 42, la denuncia viene effettuata nel 51 a causa probabilmente degli eventi bellici. Qui ecco, vedete la carta, anche se questa è del 44, vedete la carta intestata, a parte c'è una doppia Z lì, antica fabbrica laterizi di Serra dei Conti, fornace, magazzino Serra dei Conti, sede legale Bologna. Questa lettera è del 44 ed porta la firma di Trevi
anche se Trevi ancora, come dirò dopo, non era stato formalmente incaricato di gestire la Fornace. Una nota di colore, questa è semplicemente la richiesta per una motocicletta di tipo Ariel targata Ancona 2029 che doveva essere rilasciata a nome di Venanzi Vico perché a quell'epoca non si poteva uscire fuori del territorio comunale senza un'autorizzazione rilasciata dall'autorità militare alleata. Quindi con questa richiesta che poi venne concessa, ma questa è un'altra storia, ne parleremo in un altro quando parlerò dei 44-45, venne concessa per consentire a Vico Vinanzi di girare al di fuori del territorio comunale. La compagine societaria era composta da Piretti, da un altro certo Serafino Anselmi Fiori, da Giovanni Diotallevi e da Giuseppe Santini, tutti di Ancona, che, come precisa il notaio di Bologna, tutti di razza ariana. Il capitale sociale era di 50.000 lire, diviso 20.000 lire per Piretti, 10.000 lire per ciascuno degli altri tre soci. Non ho trovato documentazioni che spieghi la presenza determinante del Piretti e l'assenza di Trevi, che può essere però dovuta alla legislazione razzista. Agli ebrei infatti era vietato lo svolgimento di attività commerciali ed industriali. Ma poiché il Piretti risiedeva a Bologna e gli altri tre soci ad Ancona, appare chiaro che non poteva non esserci un intermediario, forse lo stesso Trevi o forse anche Giorgio Sinigaglia, che aveva interessi economici in Emilia. A conferma di questo, la signora Bruna Sinigaglia mi ha detto che anche il padre aveva una partecipazione finanziaria nella società della Fornace. Però è difficile riuscire a risalire alla compagine societaria e ai passaggi perché, come dirò dopo, alla morte di Trevi tutto l'archivio Trevi è andato distrutto, per cui essendo una SRL, se non c'è la disponibilità del libro dei soci non è possibile seguire tutti i passaggi societari. Ho trovato nella prefettura di Ancona, si trattava di un ricorso in materia di imposta di famiglia, comunque una comunicazione che afferma che Trevi era arrivato a Serra dei Conti nel 1944 come sfollato. La notizia non è esatta. Già il 17 e 18 ottobre del 42, ecco qua, Trevi è presente a Serra dei Conti il mese di ottobre, ospite della trattoria con alloggio di Carlo Ceresani, conosciuto come da Carruccio. Questo è il foglietto, il documento che l'albergatore doveva consegnare in comune. E risulta che Trevi sia giunto il 17 ottobre e partito il 10, però il 17 ottobre è scritto a matita, probabilmente lui sarà anche arrivato prima e per motivi fiscali è stato messo che è arrivato a dormire un giorno solo, insomma. E dopo pochi giorni, il 7 e l'8 di novembre, arrivano sia Piretti Mario che la moglie Boschi Cecilia, e il giorno 7 di novembre è il giorno in cui la società Piretti, per conto della società, acquista vabbè, qui ci abbiamo l'unica fotografia che sono riuscita a trovare di Trevi, non è delle migliori, ma è l'unica che ho trovato. Anche Oliviero dice che non ce l'ha, insomma, quindi più di questo non c'ho. Questo probabilmente, apro una parentesi, è una serata in cui Trevi, dopo la guerra, partecipò a varie attività sociali, fu presidente dell'OMNI. Questa probabilmente è una serata in cui veniva distribuita la Befana ai bambini e Trevi partecipava sempre con l'acquisto dei torroncini.
Era una serata particolare, a sera di conti, la sala Italia si riempiva di bambini e certamente quello che veniva dato come Befana non era la Befana di oggi, perché c'era un torroncino per le bambine, un gomitolo, delle cose, un robetta. Però Trevi ha sempre partecipato con l'acquisto dei torroncini e probabilmente questa fotografia si riferisce a questo avvenimento. Come ho detto, questa è una misura che ho effettuato nei registri immobiliari e è relativa all'acquisto della fornace. L'antica fabbrica laterizi di Serra dei Conti, con sede in Bologna, acquista da Cioccolani Amina, Ceccacci Armanda, Ceccacci Adina, Ceccacci Angela, Ceccacci Giuseppe, Mazzufferi Augusto, con un atto del notaio Pompei di Arcevia, sia il fabbricato ad uso fornace, sia il terreno circostante. I venditori, in particolar modo i Ceccacci, gestivano di fatto la gestione della fornace, era effettuata da uno dei fratelli Ceccacci, Luigi, mentre l'altro Ceccacci era il Sor Peppe, era l'esattore comunale. Le donne sono una la moglie, Cioccolani Amina, e le altre tre, le tre figlie di Ceccacci, Luigi. Probabilmente morto Ceccacci, queste non erano più in grado di gestire la fornace, per cui la misero in vendita. C'è da precisare, come mi ha ricordato Giombini, che Cioccolani Amina è la discendente dei Cioccolani che hanno costruito l'organo esistente nella chiesa di Santa Maria. Quindi nel 1942 Trevi era già presente a Serra dei Conti. La presenza formale di Trevi nella società avviene solo alla fine del 1952, quando Piretti denuncia alla Camera di Commercio il rilascio a favore di Trevi di un mandato generale nella gestione della società stessa. Successivamente nel 1955 la società da SRL venne trasformata in società in accomandita semplice con denominazione Antica Fabbrica Laterizi di Serra dei Conti di Adolfo Trevi e C, perché il C era rappresentato da Piretti, che mantenne una quota minima nella partecipazione azionaria della società, mentre tutto il la quasi totalità del capitale era di Adolfo Trevi. E in questa occasione Trevi venne nominato socio accomandatario. Nel 61 la sede della società fu trasferita definitivamente a Serra dei Conti. La presenza del nostro paese di Trevi è provata dai documenti del 42. Per il periodo successivo, quello più tragico per gli ebrei, dal settembre 43 all'agosto 44, mi sono affidato ai ricordi di Renato Ceresani, Santini Titti, Oliviero Manoni e Andrea Perini, in quanto non ho trovato per il momento altri documenti. La vita di Trevi si intreccia in quei drammatici momenti con quelli di Lalletta, che abitava in Corso Roma, al primo piano dell'attuale Civico 60, e gestiva un negozio di scarpe lungo la stessa via numero 51. Qui vedete, questo aveva il negozio di scarpe e giù la casa dove attualmente abitano i romagnoli, insomma lo zio dei romagnoli che sta in Svizzera. Trevi, per sfuggire alla persecuzione che l'avrebbe raggiunto, scambiò più volte nascondiglio, l'abitazione di Lalletta, il negozio di scarpe ed un pozzo in una casa colonica nei pressi dell'attuale Borgo Emilia, nella frazione di Pidicchio d'Arcevia. Trevi, qui apro una parentesi, ma è opportuna farla, Trevi pur nei suoi nascondigli avrebbe svolto, e qui è Oliviero che mi ha fornito questa informazione, anche la funzione di staffetta partigiana fra Serra dei Conti e Arcevia. E in questa veste avrebbe informato qualche giorno prima i partigiani di Arcevia della voce che circolava di un grosso rastrellamento che le truppe tedesche e i militi della Guardia Nazionale Repubblicana avrebbero effettuato.
La sua fu una delle varie segnalazioni che non vennero prese nella dovuta considerazione, procurando la strage di Monte Sant'Angelo, definito in una recente pubblicazione come uno degli episodi più sanguinosi della resistenza locale, molto presente nella memoria della guerra di liberazione, che tuttavia presenta ancora alcune oscurità e opacità dal punto di vista della ricostruzione dei fatti. Queste frasi sono tratte da un libro di un procuratore della Repubblica e sono piuttosto veritiere. Chiudo la parentesi. Nel negozio di scarpe Trevi veniva nascosto in una rientranza della parete dietro un mucchio di scatole di scarpe. Nel pozzo invece, a livello dell'acqua, vi erano nella parete dei conicoli di drenaggio in cui ci si poteva nascondere. Che l'Alletta nascondesse un ebreo era cosa nota in paese, ma la popolazione, come per le altre famiglie ebree sfollate, non fornì informazioni per la loro cattura. È proprio per questo che l'Alletta venne arrestata e trattenuta per circa una settimana a causa della mancata collaborazione. Dopo la liberazione, Adolfo Trevi riattivò la fornace, che aveva subito danni da parte delle truppe tedesche in ritirata. Infatti la Marchesa registra l'11 luglio del 44 nel suo diario l'arrivo di una squadra di guastatori tedeschi con un ingegnere dell'organizzazione TOT, che minarono il serbatoio dell'acquedotto trovato nel giardino fra dietro Camillo Tittarelli e la cabina della fornace. Infatti il fronte è ormai vicino e le truppe tedesche in ritirata distruggevano tutto quello che poteva essere utilizzato dalle truppe alleate. I danni subiti rendono difficoltosa la ripresa dell'attività, ma con la distruzione subita dai bombardamenti e dall'azione di guerra, i mattoni e soprattutto i coppi erano materiali molto richiesti e preziosi anche nel nostro comune e nei comuni vicini. La documentazione esistente nell'archivio comunale dimostra una subitanea volontà di ripresa sia da parte dei proprietari che degli operai, circa 80, e dell'amministrazione comunale. In quei tragici momenti c'è da mettere in evidenza l'impegno di tutti nel riattivare le attività. Anche se formalmente ancora privo di cariche sociali, il 28 agosto 1944 Trevi firma per la prima volta una lettera indirizzata al Comune per richiedere l'assegnazione di tutto quanto è necessario, forza motrice, gasolio, olio, carbone, per riattivare la produzione. In particolare per la forza motrice chiede la requisizione di un trattore, adesso non ce l'ho appunto con me, di un trattore disponibile a Monte Carotto per poter fornire energia elettrica. La fornace poté riprendere la lavorazione grazie alle riparazioni dei danni subiti al momento del passaggio del fronte, utilizzando anche i finanziamenti che pervennero all'Italia con il piano Marshall tramite i programmi ERP, di cui Trevi beneficiò per la ricostruzione della cabina elettrica. Nel 68 Trevi e l'Alletta si sposarono con rito religioso cattolico. L'Alletta morì nel 73 e Trevi nell'81. Nell'abitazione di via Santa Maria restò fino alla sua morte Costantina, sorella di L'Alletta. La fornace e la casa passarono per successione al nipote di L'Alletta, che dopo un tentativo di gestione vendette l'attività. Anche la casa di via Santa Maria fu venduta e in quest'ultima occasione la casa venne svuotata e mandato al macero tutto l'archivio Trevi. Qui ho messo quest'ultima fotografia perché è un gadget che la fornace consegnava ai propri clienti, è un cortellino per fare lavorazioni sulle piante, innesti, con la scritta antica fornace. Tra parentesi, ce l'ho a casa da tanti anni, ieri sera non so dove l'ho messo, mi è andato un po' smarrito. Alla fine una nota di colore che mi ha raccontato Giombini. Quando Trevi morì nell'81 all'ospedale di Monte Carotto, venne vestito come si usa da noi,
Quando arrivò il rabbino si arrabbiò enormemente perché non erano state applicate le norme ebraiche sui funerali che prevedono non la vestizione con un vestito ma l'avvolgimento in un panno bianco. E inoltre le norme ebraiche prevedono che dal luogo della morte al cimitero il corteo funebre non possa effettuare soste nemmeno nella sinagoga, per cui il rabbino impedì di effettuare una sosta davanti alla casa come voleva Costantina per fare un saluto, diciamo, di Serra dei Conti a Trevi, per cui il corteo funebre passò rapidamente a Serra dei Conti e si recò al cimitero ebraico di Ancona. Ho terminato, grazie per la vostra presenza e la pazienza che mi ha aspettato.